Molto bene, spero pure voi state al top, ragazzi. Buongiorno, buongiornato a Roma. Ieri sto cotto all'aglio e io all'olio perché c'è in uscita. Bello, Olinto, bello. Ragazzi, sto programmando l'uscita della canzone, sto andando fuori di testa. Bella, regà, fratellino del mio cuore, il mio cuore è solo tuo. Bravo, ho detto bene. Belli, raga, belli, raga, belli, raga, belli a tutti quanti. Ragazzi, Mastroscope sul brasiliano, come parlare, preso. Ragazzi, mo sto preparando un altro contenuto sul Massimiliano Minnocci, interessante, perché lui parla degli altri, ma poi mi mette il sale sulla coda perché ha parlato dei me contro te e mi ha messo il sale sulla coda, perché poi certe cose che so non posso starmi zitto, quando le vengo a sapere condividetegli la live, saluti agli amici di Trapani. Come si fa a non dire certe cose? E adesso il contenuto sta per uscire, oggi o domani esce un contenuto interessante, molto molto interessante, ragazzi, perché lui ha fatto questo video su questi me contro te, vergogna, ma a Massimia è un po' di vergogna, mo te la famo vedere, mo devi dire la verità, però, fratellino del mio cuore. Che è il resto questo? Ragazzi, andiamo a riscuotere, sono rimasto con 15 euro, raga, non è vero, raga, madonna mia. Dacci lo scoop. Frate, mi dicono scoop soltanto? No, non ve lo dico, sennò è inutile che faccia il video, raga. Ragazzi, l'unico scoop è giacchettino nuovo Gucci, regalo per il fan di Ottavo. Un bambino che mi segue, mi ha detto: Ottavo, mi fai un bel regalo? Volete sapere cosa gli ho regalato? In realtà non è andata proprio in questo modo. Un signore dalla Germania mi ha regalato una macchina, siccome ha visto che corro con le macchine a benzina, mi fa: senti, io ho un buggy che non ho mai messo in moto, me l'hanno regalato nuovo, me l'ha mandato. In contemporanea ci sta un bambino che mi segue su TikTok e mi ha detto: ti ho visto in pista come corri, vai forte, voglio una macchinina anch'io, me la regali? Ho chiuso il cerchio, mi è arrivata la macchina dalla Germania, io l'ho incartata, oggi incontro sto bambino, gliela regalo. Voi immaginate gli occhi di sto bambino che riceve sto buggy telecomandato a benzina. Pensa quanto cazzo sarà contento sto bambino che riceve il buggy radiocomandato a benzina alla faccia dello brasiliano. Brasiliano, quelli braccia corto, fuoco melico, lo brasiliano. Volevo te. A Brasilia, sai che è le braccia più corte di tutto il mondo. Ancora stiamo a parlare. Ancora che mi fai il video di me contro te. Meghi MSC buongiorno, MSC crociere. Ancora che mi fai il video di me contro te, fratelli. Ancora che mi fai il video. Ma stiamo a scherzare, raga. Stiamo che pezza al culo, orto. Ma che stiamo a giocare veramente? Siamo arrivati proprio alla stre. No, vabbè, raga, sta macchina dell'ipercarne qua. Diesel amaro. Hai visto mai un diesel dolce, te? Mannaggia la miseria. Ma che stiamo a dire? Oh, ti sbrighi che ti manda a pranzo pure. Che ne so. Abbiamo un grande sogno in fondo al nostro. Dai, finestre, su. Bello carico, finestre, madonna mia. Ragazzi, guarda che spettacolo, ragazzi, guarda che spettacolo, ragazzi, guarda che spettacolo, ragazzi. Eccoci qua. Il brasiliano ha fatto i soldi veri, bro. Frate, ti dico la verità, ne hanno spesi tanti veri dei soldi. Ne hanno spesi tanti dei veri. Il brasiliano, un'altra 70-80 mila euro che si spende, di andare all'ufficio di collocamento a Viaggino Giordani e andare a cercare lavoro. Fratellino, se in China continuità tutti i giorni, i soldini che metti. Ah, ma oggi sta felpa mi sta una merda comunque, ti dico la verità. Mettili giù sta felpa, per favore. Mi ha mandato la bella felpa dei Prince of Brand e mi sono andato a mettere sta felpa è l'Off-White che me spuntini, sempre qualche puntino cerchi te. Fa proprio brutto. Una spesa in botto pure del Botox. Frate, perché quando uno comincia a si avvicina a un pezzo a 50 quasi. Normale che se deve sistemare un pochettino. Sicuramente lo faremo pure noi, bro. Magari lo faremo anche noi, fratellino del mio cuore. Lo volevo far vedere. Che è? Buongiorno Roma Tuscolano.
Appio Claudio, buongiorno, mamma mia, ma 17:27 se sta avvenendo tutto, mo esce pure il reel su 17:27. Lo sapete che mi ha convocato il magistrato per interrogarmi su 17:27 in riferimento alla querela che lui ha fatto? Perché il magistrato non si chiede come mai una persona che ha perseguitato tanto una ragazza. No, non la può mangiare insalata, te fa male, signor. Come mai una persona che ha querelato una ragazza che è stato in carcere perché ha picchiato una ragazza poi va a querelare per il medesimo reato per atti persecutori e percosse? Perché 17:27 è andata a querelare l'ottavo per percosse? Poi ve lo spiegherò. Queste percosse nei confronti di 17:27, secondo voi sono vere o sono finte? Secondo voi è stato percosso o non è stato percosso? Secondo voi si è messo a correre sulla Tuscolana e chiede aiuto? Bello frate! Oh, di grande capo! Bello frate! Secondo voi 17:27 è vero che si metteva un saluto agli amici di Bari? Tutto a posto con Nasisi? Tutto bene, mi sono fregati i peli stamattina. Secondo voi è vero che 17:27 correva sulla Tuscolana chiedendo aiuto a una macchina bianca azzurra che Ottavo gli andava appresso? Secondo voi è vera sta cosa? Secondo voi dicono che Ottavo tempo fa ha spostato in via privata i pensieri a 17:27? Secondo voi sta cosa è vera o non è vera? Rispondete voi qua sotto, rispondete. Secondo voi è vero che un cristiano di quasi 1,90 m, saluto gli amici di Ciampino, ha fatto darmi col noleggio? Ma quale noleggio? Che fate un altro ragazzino, guarda là, 1, 2, 3. Oh, però la posso dire una cosa? Sono due coppie e tre ragazzini. No, due ragazzini, quello del passeggino è vuoto. Ah, beh, perché sennò dico, mamma mia, ferma, Teo. Allora, ragazzi, io non faccio altro che portarvi alla luce la verità. La verità di personaggi che la verità non ve la dicono perché riprendono solo quello che vogliono far vedere davanti alle telecamere. Perché un po' tutti fanno in questo modo, bisogna essere un pochino più real, un po' più real. Bisogna iniziare a accendere la telecamera proprio nei momenti di defiance, proprio quando non dovresti farti vedere, è lì che ti devi far vedere in telecamera. Ragazzi, la gente si è stancata di vedere cose costruite. Oggi tutto real, con il noleggio della McLaren. Ah regà, se quella McLaren, ma questi ma dai, se quella McLaren non si sbriga a ritornare a legittima provenienza, 17:27, penso che stavolta gli fanno fare 3-4 giri di calendari attaccati. Sto carabiniere. L'avete vista la storia ieri fatta dietro ai furgoni della penitenziaria? Che spettacolo! Raga, comunque mi volevo. Oh, la Fiat di Silvano! Qua giallo! Cosa vuol dire? No, la maglia bianca. Sì, è bravo. Vabbè, se c'è qualcuno che possa salire al volo, se salutiamo, sennò io chiudiamo live, ragazzi. Wow! Mamma mia, ragazzi! Dai, Naima, arancione, ragazzo, ti devi togliere sto vizio di accelerare tutto così, che poi arrivano le contravenzioni al salone. Ti devi togliere sto vizio, compa, capito? Finestretta, è flaco, è flaco. Eccola qua, abbiamo un grande sogno in fondo al nostro cuore, vedere la milfona andare in eruzione.